bastarmia, cara. Se le stelle si fermano, si spengono. Violetta, la showgirl formato Disney, è un fenomeno planetario, una star a tutti gli effetti. Una macchina da soldi che da qualche anno ormai ci travolge senza darci tregua. E adesso, per la gioia dei fans, è arrivato il film. Tini, la nuova vita di Violetta, girato nella bella e assolata Sicilia, che tra una canzone e l'altra racconta la trasformazione della dolce e bella Martina, che divenuta ormai adulta abbandona le vesti di Violetta per restare semplicemente Tini, diminutivo di Martina, come la chiamano nella realtà i suoi amici. Se potessi portare questo pianoforte fino alla luna lo farei. Tini, possiamo portare il pianoforte dove preferisci, sulla luna se vuoi. La seconda volta che mi chiami Tini. Questo film rappresenta una fine, ma anche un nuovo inizio. Sicuramente nasceranno nuovi progetti, nuovi ruoli. Violetta però resterà per sempre nei nostri cuori. È fuggita? Sì, in un paesino in Italia, Leone, tu non vuoi fare niente. E se a fare da sfondo a questa storia romantica di crescita e trasformazione da Baco a Farfalla è stata la nostra bella terra di Sicilia, abbiamo domandato a tutto il cast che ricordi ha di quei giorni. A parte fu un'esperienza. Ah, mi sono innamorata dell'Italia, non mi era mai successo prima. Lavorare con un'equipe italiana è stato fantastico, ci siamo trovati benissimo. La gente, il cibo, tutto, le melanzane, il pomodoro secchi. La spiaggia. No, bellissimo tutto. Perché viaggiamo con gli animali? Perché è l'unico traghetto che arriva sull'isola. E tra sole, mare e buona cucina c'è stato anche il tempo per cantare. Con te partirò paesi che no 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 no. Volare, cantare, Insomma, l'avventura in Italia per questo simpatico gruppo di amici è stata proprio bella ed emozionante. Ma quando torniamo seri per chiedere se alla loro giovane età hanno un modello, un punto di riferimento, rispondono senza dubbi. Io ammiro tanto il Papa. Ha sempre una parola d'amore, di speranza, di fede, una benedizione per ognuna delle migliaia di persone che incontra ogni giorno. Ho saputo da poco che ha ospitato delle famiglie di profughi. Ecco, questo è un esempio di accoglienza e di carità. Un modello importante per tutti noi. È un grande comunicatore, un uomo che sa davvero farsi capire, anche da noi giovani. E allora in bocca al lupo a Violetta, Tini e ai suoi amici. Un bacio. Un bacione a tutti i fan italiani. Forte, forte. Ti voglio bene.